Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 10. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 10, episodio 111. Questa bloggata in cui vado a sintetizzare rapidamente scenari mediterranei intorno al 2050 deriva praticamente da un link del mio blog La Freccia della Storia, di cui vi ho già parlato. È un blog dove io ci posto di rado, è un blog che praticamente è dedicato interamente alla misurazione della World War 3 Roadmap Library, con la ricerca e l'evidenziazione dei segnali di early warning, quindi eventi sentinella, però ogni tanto ci posto qualche bloggata. Di recente ha avuto parecchio successo il link Scenari Mediterranei intorno al 2050. Lo stesso topic in un certo qual modo lo trovate dentro il podcast www.climatechangewords.tk. Dunque, che cosa vi posso dire? Se siete interessati, cliccate e ve ne andate a leggere. Io rapidamente ve la sintetizzo detta così. Nell'universo ottimista, ecco, in questo universo ottimista ormai questo universo non è più raggiungibile, quindi è inutile stare a discutere di cosa ci sarebbe potuto essere dentro l'universo ottimista. Saltiamo oltre. C'è l'universo pessimista e l'universo atteso. La parola universo atteso sembrerebbe lasciare intendere che sia quello che potesse avere maggiore probabilità di immersione. In realtà non è così, perché diciamo sono accaduti in questi ultimi decenni una serie di circostanze che hanno reso l'universo atteso estremamente improbabile, e la freccia della storia è orientata verso l'universo pessimista. Ecco, andiamo a vedere cosa c'è dentro l'universo pessimista. In questo contesto le guerre puniche 2 detonano per cause endemiche e per diversione strategica di World War 3. Nessuna delle due cause ha trovato una mitigazione nei periodi precedenti. Inesistenza degli Stati Uniti d'Europa e o una tardiva risposta dell'Unione Europea, la quale è menomata di alcuni membri. I teatri italici e greci sono teste di ponte cartaginesi a rischio nuclearizzazione. La penisola italiana è in shock finanziario sia per default quanto per uscita dall'euro, dilaniata da vari processi dissolutivi e disgregativi. In questo universo si verifica una invasione armata non convenzionale da parte del 5%, 10% circa dei cartaginesi sopravvissuti alla levata di Cartago ed accatastati nel nord-est Africa, pari ad un impatto annuo di circa 45 milioni, circa 90 milioni di cartaginesi. Ecco, piglia in carta e porta a casa. Nell'universo atteso, invece quello meno probabile, queste, diciamo, queste concezioni derivano dall'applicazione dello scenario planning, eh? Comunque, nell'universo atteso, che ormai è assai improbabile, che cosa ci sarebbe stato? Ecco, in questo contesto le guerre puniche 2 detonano per cause endemiche oppure per diversione strategica di World War 3. Teatro italico e bizantino sono sotto invasione cartaginese, guerra asimmetrica e scontri urbani, risposta unitaria della UE oppure USE alla crisi mediterranea, risposta non coesa da parte delle popolazioni della Repubblica Federale Italiana, massa salpante minima annua 2 milioni e mezzo di motobarchini, pari a circa 37,5 milioni di truppe cartaginesi all'anno. Dunque, il modello quantitativo, attenzione a diversione strategica di World War 3, è applicabile a due varianti. Uno, caso in cui esista una World War 3 in Asia, con partecipazione dell'Europa alla coalizione dei Defenders, con invio di truppe. Oppure, due, al caso di una dissociazione interna nei Defenders, favorendo gli aggressor, generando gli stessi impatti ad un invio di truppe all'esterno. Dunque, che cosa si può dire? Oggi, se vi interessa le ragioni del perché l'universo atteso no, è assai improbabile che possa emergere, mentre da molto tempo il destino dell'Italia è orientato sull'universo pessimista, ecco, se siete interessati le ragioni ve le andate a leggere.
cosa vi posso dire? Ecco, che relazioni esistono tra i quattro scenari, di scenario planning, falso ritorno dell'età dell'oro, catastrofe ultravioletta, surrogazione iniziale esplosiva, efficiente conduzione tecnologica dell'austerità, e di tre universi: universo atteso, universo pessimista, universo ottimista. Ecco, i quattro scenari che vi ho detto: falso ritorno dell'età dell'oro, catastrofe ultravioletta, surrogazione iniziale esplosiva, efficiente conduzione tecnologica dell'austerità, descrivono il contesto dello stato del mondo, mentre i tre universi mediterranei, atteso, pessimista e ottimista, e quest'ultimo, l'ottimista, ormai non è più raggiungibile, quindi possiamo focalizzarci solo sull'atteso e soprattutto su quello pessimista, descrivono uno zoom delle particolari condizioni al contesto nell'area europea e del bacino del Mediterraneo. Tutti e quattro gli scenari possono contenere i tre universi, a patto che si siano verificate però determinate condizioni per il relativo patto. Ora, che cosa vi posso dire? Ecco, se siete interessati vi potete andare a fruire questa bloggata, oppure paro la trovate dentro la playlist www.climatechangewords.tk. Ora, attenzione, quello che vi posso dire: se non sapete una mazza di scenario planning, dovete avere bene a mente che il futuro non è noto e non è scritto, e gli scenari che sono previsti sono le angolazioni più impattanti, ma quando la storia avrà ad evolversi è molto probabile che generi una serie di generi un unico universo, quindi diciamo un contesto che sia collocato in un interstizio irrazionale, ma a seconda della distanza in cui è, potrebbe essere molto molto vicino a quello del contesto dell'universo pessimista, piuttosto a quanto modellizzato nell'universo atteso, oppure nell'universo pessimista di cui proprio non c'è proprio speranza che vada ad emergere una roba del genere. Ecco, prima o poi forse ci farò un podcast sullo scenario planning per dare una brevissima infarinatura agli analfabeti. Per questa rapidissima puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.